Per i tuoi crediti FIFA 17, scegli i migliori, scegli i più veloci, scegli IG Vault. Link e codice sconto qui sotto in descrizione. Ragazzi, concentratissimi perché oggi abbiamo il Cesena e il Tottenham e ci giochiamo il 90% della stagione. Io in Champions voglio far bene, io la Champions la voglio alzare e quindi dovremo assolutamente vincere la partita. Ma prima di iniziare voglio ricordarvi che questo fine settimana sentirà il Romix e io, The Giant e Seppi saremo presenti sia sabato sia domenica e mi troverete allo stand di Vmove. Ci vediamo là per tante foto e tanti autografi. Poi mannaggia i brilli, sono scaricato questa cosa e mi ricorda che devo aprire dei bauli, mi sono già inscimmiato malissimo. Turnover, turnover completo, turnover totale, non ne voglio sapere niente ragazzi, giocano solamente le riserve oggi. Concentrati perché in campionato stiamo andando alla grande, gonfie vele, e non dobbiamo assolutamente interrompere a destra la nostra striscia positiva, ma la testa è tutta la Champions League. Comunque Robben e Niang con dietro Kishna, devo dire che è un attacco veramente molto importante per andare a affrontare il Cesena. Ciano allunga la squadra, Caldara va a coprire, c'è anche Gonzalo che la mette fuori, dove arriva Timo e va a rinviare subito così a cercare Robben. Robben va da Kishna, attenzione, Kishna e Niang, proprio come nella scorsa stagione, non riescono ad intendersi. Palla messa dentro, Magnanelli la mette fuori, attenzione perché poi sbagliamo lo stop, per fortuna, rimedi ancora una volta al capitano, e nasce così la ripartenza, con Kishna, che fa andare ancora Magnanelli, la palla che rimane lì, attenzione perché adesso, a palla scoperta, stavamo salendo tutti, non possiamo perdere queste palle, sono pericolosissime con la squadra che va su! L'altra volta, Kishna è stato sprecato nel ruolo di interno di centrocampo, Ribery in panchina, attenzione perché Niang è ripartito, Niang, ancora, una volta a cercare proprio Mandragora. Bellissima palla a cercare Komoto, che sembra un drago di Komodo. Attenzione, dentro la palla proprio per il drago Sharon. La palla è lì. Ciano la sbaglia. Per gli amici Luciano. Ancora Mandragora che comunque sta giocando una buona gara. La mette dentro per Kishna. Mamma mia, ma che palla gli ha dato Mandragora? E perché questo fenomeno l'ho tenuto in panchina fino adesso? L'assist di Rolando. Il gol di Riccardo. Sassuolo 1, Cesena 0. Ha fatto tutto lui. Abbiamo un fenomeno e l'abbiamo mai usato. Che palla alla Pirlo, con i giri contati, con i giri perfetti. Kishna, una cannonata con il suo piede preferito. E il Sassuolo è ancora una volta. Oddio, ragazzi, si sono piegate le gambe. L'avete visto anche voi, ditemi la sveglia cosa suona. Kishna, anche in fase di copertura, riesce a leggere bene il pallone. Robben che va a pressare, essendo la prima punta. La palla che è ancora nostra, possiamo uscire con personalità, quella che contraddistingue Gonzalo Rodriguez. E poi andiamo largo, Dario e Robben. Robben dentro per Kishna. Così attenzione perché Robben vuol tagliare dietro tutta la difesa. Pallone interessante, lo stop di Robben. E adesso superiorità numerica quasi per il Sassuolo. Ancora Robben, vuole andare, la mette per Niang. La palla è lì, proprio Mandragora che ci arriva ancora. È rimasto per terra Niang, speriamo che non sia nulla di male. Mandragora recupera un altro pallone, serve Robben, Robben il tiro fuori di niente, altro assist di Rolando. Niang si è ufficialmente infortunato. Dentro così la palla per Mandragora che ce l'ha sul sinistro, se la porta sul destro, prova a tirare. Kishna in possesso palla, c'è Magnanelli, attenzione perché c'è Robben largo. Allora osserviamo un altro giocatore che rimane a terra, Pellegrini la recupera, si appoggia a Kishna che è rimasto indietro per l'occasione. Dentro per Robben, così Robben dentro per Mandragora, bella palla di Robben. Robben di prima a cercare Kishna, Niang veramente infortunato grave. Niang, andiamo dentro per Ariel Robben che la palla la riesce ancora a calciare in qualche modo. Robben dentro da Niang che va di prima da Kishna. Kishna, ancora Kishna che si appoggia così a Magnanelli. Magnanelli torna a Kishna che è da fuori. La stop, il tiro di Kishna. Fine primo tempo, siamo in vantaggio per un gol a zero. Abbiamo fatto anche una discreta partita e abbiamo scoperto Mandragora. Però Niang si è fatto male, quindi lo dobbiamo togliere. E direi di passare a un 4-3-3 col falso 9. Kishna, Robben e Ribery. Mamma mia, qua di qualità ce n'è veramente in abbondanza. Attenzione, c'è ancora Kishna da falso 9. Mamma mia, Kishna, che numero di Kishna! Riesce a seguire Ribery. Ancora Ribery, vuole andare all'indietro da Pellegrini. Torniamo un attimo fuori. Però Kishna aveva fatto un numero incredibile nello stretto. Calabria, dentro così, per Ribery, che riesce a toccarla. Per Robben sull'esterno. Robben vuole crossare. La palla ancora Kishna. Kishna per Mandragora. Il tiro, la parata di Agassi. Dominato questo possesso palla. Dentro così, attenzione perché Pellegrini si butta. Allora Mandragora prova a servirlo ancora una volta. Dentro così, Kishna, ancora Kishna. In area, ancora Ricky. Non la molla un attimo, la mette dentro. Agassi l'ha capita. Servito ancora Mandragora. Mandragora prende contro l'arbitro. Attenzione, Pellegrini. Ancora Pellegrini, dentro per Calabria così. C'è dentro, lì, marcato Pellegrini che riesce a servirlo Mandragora col tacco.
ma la palla ancora dalle nostre parti, ancora dai nostri difensori che sbagliano completamente tutto, e per fortuna che il loro attaccante non è andato in porta, lo fermiamo con un fallo, abbiamo rischiato tantissimo. Cascione la mette dentro per l'ultima speranza, l'ultima preghiera per il Cesena, la palla che è lì, mamma mia se l'abbiamo gestita con sangue freddo questo pallone. 1-0, abbiamo battuto il Cesena, ma adesso la cosa difficile viene ora. Non abbiamo ancora fatto niente in questo episodio, però 1-0 con un gol di Kishna, con un gran assist di Mandragora che mi è piaciuto tanto. Intanto c'è l'infortunio di Niang, dobbiamo metterlo in panchina, anche Muriel infortunato, chi ci portiamo? Quasi Mandragora? Anche un pareggio potrebbe non essere sufficiente, perché le differenze reti per colpa del gol sbagliato da Muriel nell'ultimo secondo dell'ultima partita contro i russi stanno dicendo che siamo fuori dalla Champions, e quindi dobbiamo assolutamente cercare la vittoria a tutti i costi. Li facciamo giocare con questa maglia brutta. Walker è andata, ci ha segnato. I titolari inamovibili, i più forti, i ragazzi ci sono, sono carichi e vogliono scrivere la storia del Sassuolo. Champions League, Sassuolo, Tottenham, tutto pronto al Mapei Stadium, tutti i tifosi ci credono anche sotto la pioggia. Sappiamo benissimo che la pioggia a me dà fastidio, ma dobbiamo crederci, dobbiamo giocarla. Dobbiamo farlo per Pierluigi Pardo e per Stefano Nava, che credono in noi. Pardo, se perdo contro di te a FIFA, vado al Camp Nou con la maglia del Barça e tifo Juve. Sono tornati tutti i nostri titolari, che ci sono mancati tanto nella partita scorsa, anche se siamo riusciti comunque a portare a casa una vittoria. Piazza, spalla alla porta, la trequartista. Dentro così per Berardi. Belotti protegge il pallone, lo difende benissimo. E poi serve Berardi. Attenzione che Berardi è in area. Ancora Mimmo, sempre Mimmo. Mimmo si ferma un attimo. Belotti, va da Piazza, che non riesce a tirare. De Sciglio, la stop. La mette dentro sul secondo palo. Dove arriva Belotti? Calcio d'angolo. Belotti si appoggia così a Piazza. Attenzione, Piazza con il tacco. Che palla splendida per il Gallo, che non segna. Belotti che non segna. Ed è un po' che non segna il Gallo. Questa ci serviva, ma Piazza che palla si era inventato. Non sa. Berardi, ancora Berardi, la mette dove c'è qualcuno che non ci arriva. Ancora Berardi, la stoppa, la rimette ancora una volta, la palla che torna qui. Non sa, va da Berardi, che per la terza volta la mette dentro per Belotti. La palla ci torna sempre tra i piedi però. C'è Piazza, ancora una volta per Belotti con il tacco. La palla che poi arriva a Berardi. Piazza si libera, al limite dell'area. Piazza, il palo di Marco. Perché io però sono anche sfigato che devo sempre prendere il palo alla traversa? Perché? Spiegatemi il perché. Rugani, ancora Rugani che se ne va. Belotti, attenzione, perché Piazza fa il movimento. Cerchiamo di servirlo. Ancora Piazza, che è molto ispirato in questa partita. Piazza, la vuol mettere Piazza. Tottenham padrone della partita in questi primi minuti di gioco. Donnarumma, a porta vuota Donnarumma. La ripresa Donnarumma. Una parata impossibile. Doppio miracolo di Donnarumma. Ma come ha fatto? Non l'ha neanche vista. Mattiello fa ripartire il Gallo. Belotti, Belotti che si appoggia a Piazza. Attenzione Belotti, perché devi farti perdonare il gol sbagliato prima. 1-2, Berardi e Piazza. Ancora loro, ancora Piazza che la recupera. Bravissimo Marco Piazza. Veramente in questa partita Piazza e Donnarumma per adesso migliori in campo. Ancora Berardi, vuole andare da Don Sa, vuole esserci un nuovo migliore in campo. Ancora Don Sa, in area, il tiro di Don Sa. La parata di Lloris, Diawara ci arriva prima di tutti, ma Diawara si alto per sempre, sbaglia i colpi di testa. Piazza, attenzione che c'è Berardi, tutto libero, tutto solo. Berardi ha scavalcato tutta la difesa. Ancora Berardi, è in area, Mimmo Berardi, il capitano, gliela dà Piazza. Se Belotti non è in giornata, ci pensa Berardi. Ragazzi, un attimo, fatemi respirare, perché questo gol è veramente importante. Non voglio esultare in maniera rabbiosa, voglio esultare in maniera pacata. Grandissimo gol di intelligenza tattica di Berardi, che si ferma quanto basta per beffarlo. Finalmente Lloris prende gol e Berardi sta iniziando a segnare anche col destro. Di questi ne ha già fatti tanti, ma Marco Piazza era ora che la risolvesse, la decidesse così. Attenzione, perché c'è Belotti. Attenzione, suona imbroglione. Ancora Belotti, dentro così per Sturaro, che vuole accelerare il passo. Sturaro, forse è esagerato. Iniziamo a entrare nei minuti finali di partita. Dentro per il Gallo così, che può sfidare i difensori, può affrontarli di fisico. E il Gallo però, ragazzi, veramente, non so che brutta involuzione abbia avuto Belotti, ma sto facendo molta fatica ad usarlo. Adesso dobbiamo cercare di sbloccarlo il Gallo, perché senza di lui è finita davvero. Sturaro, ancora Sturaro, l'imbeccata per il Gallo, che apre tutto questa volta per Don Sa. Fa la giocata fatta bene. Don Sa ancora in area. Don Sa è lento, Mattiello, Nainggolan. Mattiello lo mangia Nainggolan. Ancora noi con De Sciglio. Mattiello, Nainggolan, sappiamo benissimo
che l'anno scorso in campionato vero e proprio è successo un disastro, Decilio fa tantissimo. Addirittura anche io riesco a saltare, ragazzi, il momento è pericolosissimo. Son che la mette dentro, il Gallo che questa volta riesce a spazzare via. Attenzione perché non c'è il portiere in porta, il Gallo che Belotti che prova a uscire e noi la proviamo a mettere, dobbiamo allontanarla. Attenzione al limite dell'area, no! Ho sudato mille camicie, peggio di un parto. Fuori! La prende Lloris, ma la partita è finita! Arbitro fischia! Fischia! Per favore è finita! Passiamo noi! 1-0! Oddio mio! Oddio mio, che cosa difficile! Grande Mimmo! Grande Mimmo, ma soprattutto, ragazzi, grande Piazza! Grande Donnarumma! Belotti, ti prego, svegliati! Abbiamo bisogno di te, Donnarumma! Fuori da ogni logica, un tiro per Berardi, un gol, e va benissimo così. Vediamo la squadra che ci è capitata in Champions League, chi sarà, chi non sarà, dov'è? Dove sono? Il Monaco, ragazzi! Ci è capitato il Monaco, e quindi è andato anche bene il sorteggio. Eh sì, siamo dalla parte della Juve, dell'Inter, dell'Atletico, del Manchester e del City, di quelle forti. E la prossima partita è la mia partita del cuore, contro la Sampdoria. Ma per adesso alleniamo i giocatori, anche perché non sarà in questa partita, in questo episodio, sarà nel prossimo. Ma come al solito salutiamo l'ultimo like su Instagram. Seguitemi su Instagram perché così potrete guardare tutte le cose che pubblicheremo a Romix. L'ultimo like è di Matteo Official04. Quindi ciao Matteo, grazie per aver messo mi piace alla mia ultima foto.